Bentrovati, per chi volesse, non l'ho ancora fatto, può iscriversi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio e prendere atto degli aggiornamenti, dei continui e costanti e soprattutto impegnativi argomenti che noi trattiamo in maniera quotidiana. Chi segue il nostro canale avrà visto sicuramente in precedenza l'arrivo di Gratteri, il PM che è al centro sempre di un dibattito nazionale per quella che è la giustizia, la magistratura, e il quale è stato al Castello al settembre culturale. Fra l'altro, come avrete notato, non ha risposto sulla domanda che gli abbiamo posto per quanto riguarda il sistema correntizio denunciato dal caso Palamara. E vabbè, questo ci sta naturalmente. Fra l'altro, a nostro avviso, ha detto cose interessantissime il procuratore Gratteri. C'era tanta gente, come c'era tanta gente nella prima serata, e come c'è tanta gente ogni sera. Il settembre culturale, come sapete, rappresenta uno dei momenti più alti, più importanti della cultura in provincia di Salerno, ed è messo su da un personaggio, a nostro avviso, diciamo da blindare, come Franco Crispino, già assessore alla cultura, oggi delegato, diciamo così, anche se la delega non può esserci, proprio al sistema culturale della città di Agropoli. Un consigliere comunale bravo, attivo, disponibile, sempre aperto e soprattutto un consigliere comunale che lavora alacremente, non soltanto per il settembre culturale, ma per tante altre manifestazioni. Diciamo che negli ultimi 20 anni è stato uno dei consiglieri comunali più bravi, più produttivi, più efficaci della città di Agropoli. Non finiremo mai di esaltare le doti di Franco Crispino, che rappresenta, lo dico apertamente, un'eccellenza politica per la città di Agropoli. Ma in questo contesto va però detta una cosa molto molto particolare. Come è noto ormai, l'11 di settembre, una data anche un po' strana, visto che l'11 settembre riecheggia sempre nella mente di tutti quanti, l'11 settembre prossimo, al settembre culturale di Agropoli, ci sarà una dissacrazione. Verrà un personaggio che solo a nominarlo mi viene il prurito. Un fangaiolo. Un uomo seguito da chi in Italia, dunque, è sempre alla ricerca di colpevoli. Uno che ha sponsorizzato in lungo e largo il Movimento 5 Stelle, i grillini, il loro fanatismo, un fanatico, quello è tal Andrea Scanzi, che in molti conoscono, in tanti non si sanno nemmeno chi è, però è uno che fa male alla gente, fa male con le parole. Fa male con diciamo, gli articoli, gli scritti, perché oltre ad essere, lo dice un giornalista, anche uno scrittore, scrive libri. Vorrei sapere chi li legge questi libri. Dice sempre che fa record di libri. È un giornalista del Fatto Quotidiano. Naturalmente si accomoda nei salotti della televisione più fangaiola e più forcaiola del sistema televisivo italiano, cioè la Sette, come sapete. Spesso è ospite di Lili Gruber, spesso è ospite di Rai 3 da colei che fa la giornalista perché era la figlia di Berlinguer, perché se no nella vita non potrebbe fare niente, tal Bianca Berlinguer, e soprattutto quando c'è da prendere delle posizioni si mette di traverso e butta fango su tutti. Tranne che sui grillini, naturalmente, perché lui ha sposato l'idea dei grillini, questo grillesco, questo sponsor di un condannato assassino, quale Beppe Grillo, padre di uno pseudo ragazzo per bene, cioè il figlio, indagato, non condannato, indagato, noi siamo garantisti al terzo grado, fino al terzo grado di giudizio. Per violenza sessuale, il figlio di Beppe Grillo è indagato.
E allora questo scrive per il Fatto Quotidiano, che da tempo è stato ribattezzato per le falsità che dice, il Falso Quotidiano. E fa parte di quella schiera di forcaioli, fangaioli, Travaglio, quello vecchio che va nelle trasmissioni, l'altro che poi è il direttore, non li voglio manco nominare perché mi fanno talmente schifo e talmente ribrezzo, che vanno il direttore del sito, del Falso Quotidiano. Cioè, insomma, una schiera di personaggi manettari, fangaioli, che non fanno altro che prendere di mira delle persone e di infangarle. Ebbene, il Fatto Quotidiano, Travaglio, Scanzi, che sarà l'11 settembre al Settembre Culturale, come è noto da tempo, hanno preso di mira Franco Alfieri e Adamo Coppola. Adamo Coppola, che per 10 anni è stato assessore di Franco Alfieri al bilancio, per 5 è stato vice sindaco di Franco Alfieri e ora è un sindaco del PD, De Luchiano. E che organizza il Settembre Culturale, dove l'11 settembre sarà presente Andrea Scanzi. E vi leggo cosa scrive tra le tante cose Andrea Scanzi e il suo giornale. Il Fatto Quotidiano. Campania intagato per voto di scambio politico-mafioso Franco Alfieri. Era il sindaco delle fritture di pesce. Poi vediamo anche le fritture di pesce. Lo scrive il Fatto Quotidiano. Il capo della segreteria del governatore PD della Campania, Vincenzo De Luca, ed ex sindaco di Agropoli, è ora il candidato sindaco di Capaccio Pesco. Questo lo scrivevano nelle more della candidatura di Franco Alfieri alle imminenti elezioni amministrative. L'accusa è contenuta in un decreto di perquisizione firmato dal PM della DDA di Salerno, Vincenzo Montemurro. Cose risapute per il momento, bloccate dalla, diciamo, non bloccate, ferme, perché non è stato dimostrato niente, quindi al terzo grado di giudizio, diciamo, garantisti per tutti. Dice il Fatto Quotidiano, giornale di Scanzi, che viene a prendersi i soldi al comune di Agropoli, al castello. Il capo della segreteria del governatore PD della Campania, Vincenzo De Luca, Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli e candidato sindaco Capaccio all'imminente elezione amministrativa, è indagato per voto di scambio politico-mafioso. Indagato. L'accusa è contenuta in un decreto di perquisizione firmato dal PM della DDA di Salerno, Vincenzo Montemurro, ed eseguito nello studio legale nella casa di Alfieri dagli uomini della DIA coordinati da Giulio Pini. La stessa accusa, attenzione, è stata notificata all'attuale sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Gli agenti sono entrati in municipio e hanno acquisito documentazioni di appalti e attività amministrative. L'indagine è una costola di quella deflagrata nel novembre scorso, con i 22 arresti che hanno colpito la famiglia Marotta, gli Zigari di Agropoli, accusati di aver minacciato il sindaco, un maresciallo dei carabinieri che stava indagando su di loro. Dalle carte depositate dal riesame nelle settimane successive sono emerse alcune intercettazioni che hanno documentato il rapporto tra Alfieri e Marotta. E quindi tutta una situazione, conversazioni captate attraverso una cimice che dimostrerebbero che l'allora sindaco qualche anno fa si sarebbe prodigato per procurare uno dei Marotta un posto di lavoro nell'azienda dei rifiuti. Insomma. Il Fatto Quotidiano. E non solo, potete trovarlo su Google, lo trovate. Dalla politica delle fritture di pesce ad oggi non ha fatto altro che infangare il comune di Agropoli, i suoi rappresentanti politici maggiori,
leggo alcuni dei titoli. Alfieri, Figlioccio e Lido dell'uomo del clan, il Fatto Quotidiano. Tra Camorra e Bar esposte le intercettazioni con l'uomo del clan vicino al sindaco Alfieri, riguardando poi la vicenda Squecco. Mafia, primo sequestro con la nuova direttiva UE colpito Roberto Squecco, e via dicendo. Il Fatto Quotidiano, senza valutare, solo con un'indagine in corso, ha già tirato le somme, ha già condannato Franco Alfieri. Ha già sparato a zero su Adamo Coppola. E ora? Uno dei principali protagonisti del fango quotidiano, perché non oltre al falso quotidiano, è anche il fango quotidiano che buttano su tutti. Viene da Agropoli. Viene in una manifestazione organizzata da Adamo Coppola, indagato per voto di scambio. Ditemi voi se questo Andrea Scanzi può essere credibile. Se questo Andrea Scanzi, che butta fango su tutti dalla mattina alla sera, può essere degno della presenza di tutti voi, ma ci andrete. Ci andranno soprattutto coloro che mentalmente, e ci sono anche ad Agropoli, e non solo ad Agropoli, sono dei forcaioli, dei manettari, che prima partecipano ai banchetti e poi fanno i fangaioli. Quanta gente ha preso da Serra, pardon, da Alfieri a Coppola e poi ha detto: ah, li devono sbattere in galera. Quanta gente? Tanti. Senza pensare che bisogna arrivare al terzo grado di giudizio prima di formulare qualche accusa. Fra l'altro, per Alfieri e Coppola non c'è nemmeno il rinvio a giudizio, c'è solo un'indagine della magistratura. Una conclusione di indagine, fra l'altro, per quanto riguarda il sindaco Coppola, che fino a prova contraria è innocente al terzo grado di giudizio. Ma per Scanzi e il suo clan di giornalisti del falso quotidiano, del fango quotidiano, si fanno chiamare Fatto Quotidiano. Questo però non è avvenuto, perché basta vedere l'azione criminale messa su dal punto di vista giornalistico contro, questa volta, ai politici di Capaccio e Agropoli. Più Agropoli che Capaccio, perché Alfieri a Capaccio ci è andato ultimamente. E mo che fa? Scanzi viene qua, viene al castello, viene a partecipare al banchetto, viene a mangiarsi la frittura di pesce, Scanzi. Perché poi fu proprio il Fatto Quotidiano, falso fango quotidiano, che dietro la battuta di De Luca, quando in quella riunione, prima del referendum, lo ricorderete, disse vicino a Franco Alfieri: chiama tutti quanti, chiama, e citò un po' la frittura di pesce, ma era una battuta. E il Fatto Fango Quotidiano pubblicò il video che trovate, pubblicò articoli tanto da far aprire un'inchiesta, un fascicolo della procura, poi archiviato naturalmente, perché la frittura di pesce era il simbolo del clientelismo di Agropoli. E quindi, senza fare nessun processo, fecero diventare Alfieri l'uomo delle fritture di pesce, perché in quel momento dovevano colpire De Luca. E naturalmente il vice sindaco, oggi sindaco, coinvolto anche lui nel sistema delle fritture di pesce, perché così si diceva, basta vedere.
Oggi la frittura di pesce è un'espressione che usiamo noi per dire che le prossime elezioni, naturalmente, per vincere Adamo Coppola e Massimo La Porta soltanto dando le metaforiche fritture di pesce potranno vincere, altrimenti non le vinceranno mai le elezioni. Se si compra la gente, vinceranno. Quindi tutti i voti che prenderanno Adamo Coppola e Massimo La Porta saranno voti di scambio, voti che dunque fanno i piaceri, associazioni, contro associazioni, contributi, contro i contributi, perché hanno amministrato decisamente male la città. Ma di qui a parlare di frittura di pesce, per uno scambio politico mafioso, per il quale il fatto falso fango quotidiano, con Travaglio e Scanzi, i primi, e un tale Iurullo, giornalista di Sorrento, che ha in mano, diciamo, l'inchiesta giornalistica, o meglio, l'inchiesta è una cosa, fango quotidiano che buttano in altra cosa. E adesso ci troviamo a parlare di Scanzi che viene ad Agropoli, nella città dove il suo giornale, il Fatto Falso Quotidiano, parla di fritture di pesce e si viene ad accomodare anche lui alla tavolata delle fritture di pesce, perché un solo euro che Scanzi prenderà e ne prenderà, sia come contributi, sia come vendita dei libri eventualmente, dall'amministrazione Coppola, poi dall'ex amministrazione Alfieri, vuol dire che tutto quello che dicono predicano bene e razzolano male i protagonisti del Fatto Falso Fango Quotidiano. Scanzi, che cosa gli faccio mangiare? I calamari fritti? Le treglie? Cosa facciamo mangiare a Scanzi? Cosa ci mettiamo nella frittura di pesce per Scanzi? Poi magari facciamo un cartoccio e glielo mandiamo pure a Travaglio. Come mai? Prima aprono il falso fatto quotidiano, fango quotidiano, e sparano su Alfieri, Adamo Coppola, il sistema delle clientele, il sistema delle fritture. E poi Scanzi viene al Castello di Agropoli al Settembre Culturale, una manifestazione finanziata dal Comune di Agropoli, e viene a presentare il libro? O viene a parlare addirittura, si dice che dovrebbe avere un incontro. Ma con quale faccia questo Scanzi viene qua? Ipocrita! Con quale coraggio viene ad Agropoli, città eccellente, con dei cittadini straordinari, onesti, fino a prova contraria, non quelli che si venderanno alla prossima elezione a Coppola e alla Porta. Quelli sono dei mercenari. E viene a presentare un libro, a parlare. Ma chi ti crede? Chi lo crede più a questo Scanzi? Uno che predica in un modo e razzola in un altro. Viene nella città delle fritture di pesce perché il fatto falso fango quotidiano, questo ha detto. Vergogna. Non c'è limite alla vergogna. Hanno toccato il fondo. Ma d'altra parte, tale Andrea Scanzi, il fondo lo ha toccato da molto tempo, eh. Lui ha quei seguaci sui social che lo sostengono. Ma è un personaggio da evitare a tutti i livelli. Cioè, se questa città, in questo momento, avesse un minimo di dignità,
per quello che hanno scritto Travaglio e Scanzi su Agropoli, sui suoi rappresentanti e quindi sui cittadini di Agropoli, sulle fritture di pesce, al castello quel giorno non ci andrebbe nessuno. Ma ci andranno, lo applaudiranno pure e gli porteranno anche magari i cartocci con le fritture. Questo è. Viene Scanzi, l'uomo che ha buttato fango sulla città di Agropoli, sull'amministrazione di Agropoli. Io, che l'ho votata, questa amministrazione, posso buttare fango, perché quotidianamente subiamo l'incapacità di Coppola, La Porta e i loro, diciamo, i loro compagni di merenda. Lui no. Lui no, perché ha parlato di sistema di fritture di pesce. Un sistema che non esiste poi. Ha infangato, ha evitato, insieme con Travaglio, che Alfieri potesse essere eletto alla Camera. È stato uno dei motivi, no? Personalmente io non ho mai votato Franco Alfieri. Ma nella vicenda della, diciamo, dell'accanimento mediatico che il fatto falso fango quotidiano ha iniziato e poi altri sono venuti dietro, francamente mi sono sentito in dovere di prendere posizione. Perché nel momento in cui la magistratura, che va rispettata nei suoi iter, nei suoi percorsi, nel suo lavoro, ci dirà che Franco Alfieri è quello che dice il fatto quotidiano, fatto falso fango quotidiano, allora diremo anche noi quello che eventualmente avrà detto il fatto fango falso quotidiano. Travaglio, Travaglino, Travaglietta, Scanzi, Scanzino, Scanzetto. Persona giugoli, dice De Luca. Allora a quel punto potremmo dire che c'era un sistema delle fritture, ma il sistema delle fritture ha avuto l'inchiesta aperta, ma è stata archiviata. E Scanzi e Travaglio hanno continuato a parlare di fritture di pesce, buttando fango su questa città, buttando veleno sui cittadini di questa città che vanno a lavorare, buttando incertezze psicologiche su questa città. E ora questo viene in questa città per prendersi i soldi del suo libro, per prendersi i contributi del comune di Agropoli, ma poi viene in una città dove c'è un sindaco, per me onesto, incapace ma onesto, dove c'è un sindaco indagato per scambio politico mafioso. Cioè Scanzi viene in una città a prendersi i soldi dell'amministrazione come contributo, dove c'è un sindaco indagato per scambio politico mafia e altre accuse che per me non sono vere, ma ci sono delle indagini, non c'è nemmeno il rinvio a giudizio. C'è una conclusione delle indagini, il sindaco è solo indagato. Ma come? Scanzi viene nella città di un sindaco indagato? Come diventa improvvisamente un, come si dice, un protettore di politici che sono indagati? A convenienza. Scanzi va a convenienza. Dove lo fanno, dove gli danno la frittura di pesce, parla bene, non fa niente che il sindaco è indagato, dopo averlo attaccato e criticato. Cioè, è garantista a cazzi suoi.
Quindi diventa garantista per Adamo Coppola, non è garantista per altri. Questo è il personaggio. Questo è quel personaggio che ha un seguito molto elevato sui social, non in TV, perché le trasmissioni dove c'è Scanzi, andate a vedere, ogni volta che appare Scanzi, crollano i dati di ascolto. Però devo dire che sui social è uno molto sostenuto. Ebbene, sappiano tutti coloro che lo sostengono che Scanzi viene a prendersi i soldi da un'amministrazione dove c'è un sindaco indagato per scambio di voto politico, scambio politico mafioso, e con altri, e altre accuse. Che credibilità tiene sto Scanzi? Scusate. Quale credibilità ha questo fangaiolo di professione? A me non me ne frega se si è fatto il vaccino prima degli altri, ha superato la fila, ha fatto bene. Non entro in merito di questo, perché il vaccino è una cosa. Lo hanno accusato perché fare il vaccino. No, quella è la cosa meno peggio che, anzi, la cosa migliore che ha fatto. Non me ne frega, a me che Scanzi. Il fatto è che Scanzi fa piangere la gente, ingiustamente. Scanzi è quello che ha sostenuto i grillini che hanno distrutto l'Italia. Scanzi è uno che sostiene un pazzo, folle, condannato, assassino come Grillo. Pazzo è uno che. Scanzi è uno che difende la Raggi. Anche lei, indagata, rinviata a giudizio. Scanzi è uno che parla bene dei grillini, che sono i rifiuti e gli scarti della società civile. Questo è Scanzi. E ora viene ad Agropoli a mangiarsi la frittura di pesce. Io spero che gli vada di traverso. Alla prossima.